Amici della Pallanuoto, siamo dunque arrivati alla fine dei lavori. Ultima puntata oggi, in pieno parallelismo con le Final Six, sia di campionato che di Coppa dei Campioni, che abbiamo seguito le settimane scorse e che costituiscono poi la parte predominante di tutto l'anno. Con qualche appendice per gli spareggi per venire in A2, su cui ci soffermeremo oggi e ci soffermeremo anche nelle prossime puntate, quantomeno del telegiornale. Presenti oggi le squadre che hanno qualche cosa da dire. La Prorecco, nella figura di Fabio Viola, classe 96, dunque, grazie Fabio. Buona di essere qua, tutti. Buona serata, grazie, dunque a 20 anni ha esordito in Coppa dei Campioni in una finalissima, grande arrivo, grande traguardo. Due giocatori del quinto, Francesco Brambilla, lo vediamo qua, e centrovasca, e Filippo Bianchi, mancino del buonasera. Quinto, buonasera. Che hanno già ottenuto un grandissimo risultato, ma che sono ad un passo da un traguardo storico, di cui poi parleremo. Andiamo subito a vedere il perché di questo traguardo storico nel riassunto del campionato e nelle parole che il loro tecnico dirà alla fine della partita di sabato scorso. E ancora una volta la Liguria a fornire il massimo numero di pretendenti alla Serie 1 con ben 3 squadre su 8, Quinto, Lavagna 90 e Spazio Camogli. Succede però che solo una di queste arrivi alla semifinali, il Quinto, che in gara 3 supera il TG Group Arechi largamente per 9-3 con partite ipotecate nei primi 16 minuti, decisiva la seconda frazione con un ponderoso 3-0 per i biancorossi, cannoniere Turbati con tripletta. Il Camogli ci va vicinissimo. Deve cedere però all'Enel Civitavecchia dopo gara 3 a seguito dei tiri di rigore al Palagalli. 10-7 il risultato definitivo e per i bianconeri si prospetta un altro anno di A2 dopo il bel campionato attuale. Le altre due semifinaliste sono la Roma Nuoto in testa per tutto il campionato nel girone sud, cui il Lavagna 90 di Risso ha dato comunque filo da torcere fino in fondo, perdendo 11-8 gara 3. In porta dei romani un Washburn di Rechelina memoria, cannoniere Farella con 3 gol, un tiro di rigore. E il Torino 81, autore di un ritorno strepitoso nel girone nord che supera anche l'altra salernitana del torneo, la Rarinantes per 8-6. Gli accoppiamenti di semifinale, Quinto Civitavecchia, 2 gare su 3 a Bogliasco e Roma Nuoto Torino 81, 2 gare su 3 al Foro Italico, il 18-22 ed eventualmente il 25 giugno. In play-out retrocedono in Serie B Wasken Boys Fanfulla di Legnano, che perde in casa a gara 3 dalla Roma Arvalia 2007, e Albaro Nervi, che perde a quarto dalla Promogest per 8-4, con un pesante 3-0 definitivo dell'ultima frazione e scendendo in 2 anni di altrettante categorie dopo essere risolta dalle ceneri della gloriosa ex Società Sportiva Nervi. Sì, vittoria rotonda sul TG Group Arechi 9-3 in gara 3 dei play-off. Ti aspettavi una partita da un certo punto di vista così facile per i tuoi ragazzi? No, sinceramente ero sicuro che avremmo giocato una prestazione di qualità rispetto a quello che abbiamo fatto in gara 1 e gara 2. Sapevo che in casa dovevamo riuscire a dare qualcosa di più rispetto a quello che avevamo fatto vedere fino adesso. Però il risultato rotondo, credo che abbiamo dimostrato di meritare questa finale. L'Arechi sicuramente è stato un avversario impegnativo che in gara 1 e in gara 2 ci ha messo in grandissima difficoltà. Oggi abbiamo giocato con concentrazione in difesa, con grande intensità natatoria e anche cattiveria sotto porta quando abbiamo avuto le possibilità. Adesso c'è una finale storica per tutto il Quinto che in palio mette la Serie 1 ed è un obiettivo che adesso si può, anzi si deve annunciare. Diciamo che siamo partiti con l'obiettivo di migliorare la scorsa stagione, abbiamo vinto la regular season, gli anni scorsi ci siamo sempre fermati a gara 3 della semifinale, quindi un obiettivo è stato raggiunto, ma assolutamente non siamo appagati, vogliamo arrivare fino in fondo, lo merita questo pubblico, lo merita la società per gli sforzi profusi, sappiamo che non sarà facile, chiunque sarà l'avversario fa Camogli e Civitavecchia, ma abbiamo tanta fame, tanta voglia e ancora tanto da dare per raggiungere un obiettivo veramente incredibile all'inizio della stagione. Le interviste erano del collega Pietro Rott, che ringraziamo. Allora, scusami, parliamo del Quinto così almeno rimaniamo in tema. Che cosa pensate voi sulla base di quello che dice il vostro allenatore? Ci credete? Beh, sì. Anche perché questa è la prima finale del Quinto e penso che la società non ci ponga limiti arrivati a questo momento, quindi noi siamo obbligati a crederci. Ecco Filippo, però qualcuno negli anni passati ha sempre detto il Quinto arriva fin lì ma poi non vuole andare su. Che cosa rispondete a queste male lingue?
Beh, che è l'anno buono per dare uno schiaffo morale a tutti quelli che non hanno creduto in noi in tutti questi anni. E anche se all'inizio della stagione ovviamente questo non era il nostro obiettivo, poi andando avanti è diventato quello che ora è il nostro obiettivo, perché dobbiamo riconfermare tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Quindi il vostro avversario sarà il Civitavecchia, noi andiamo a Civitavecchia anche perché aveva combattuto con il Camogli che sperava forse di venire su a sua volta, andiamo a sentire servizio di Pimpinelli con un'intervista anche a Zanetic. Clamoroso al Palagalli, non può esserci frase più appropriata per descrivere il semifinale playoff tra Enel Civitavecchia e Camogli. A vincere è stata la squadra di Marco Pagliarini, che si è imposta su quella di Daniele Magalotti, con il Civitavecchia pronto a sfruttare le occasioni, partendo dall'ex Iula. I rossocelesti continuano a fare bene davanti, in particolar modo con le zampate del centropoaro Miti. Ascoltiamo le parole a fine gara del rossoceleste Ivan Janetic. Posso dire per prima volta in questo campionato che abbiamo fatto quasi tutto quello che abbiamo detto prima in appuntamento dentro di spogliatoio, soprattutto a difendere. E questo, ecco, tutto l'anno che stiamo dicendo, questo è anche io che dicevo che quella squadra serve tempo, perché sono giovani in crescita, serve tempo, ma comunque che al playoffs che giochiamo il migliore. Il miglior campionato, la migliore prestazione, voleva dire. Sentiamo Fabio, allora, sei stato terzo portiere, hai seguito un mostro sacro come Tempesti che ti ha aiutato, improvvisamente dopo l'incidente a Tempesti viene a sapere che coprirai quella porta in una partita così importante. Che cosa prova un ragazzo di 20 anni sotto il peso della responsabilità in un'occasione del genere? Credo che un ragazzo di 20 anni a sostituire un mostro sacro proprio come Stefano è un impegno che bisogna nello stesso tempo pensare, ma anche nello stesso tempo crederci, perché anche se hai 20 anni sai che comunque ti sei allenato tutto l'anno, hai avuto la possibilità di allenarti con grandi persone, con grandi atleti, e quindi sai che comunque loro ti aiutano sia moralmente che tecnicamente, quindi credo che io sono andato lì senza avere nulla da perdere e me la sono giocata così come ho provato a fare. Ecco, ti inquadrato, ma insomma in mezzo certo. A quei siluri lì di Jokovic e di Perrone, insomma c'è ben poco da fare. Dicevi, scusa? No, dicevo che è, diciamo, difficile ma allo stesso tempo confortevole, perché se il tuo allenatore ti ha scelto vuol dire che hai le capacità e soprattutto hai dimostrato la voglia di provare almeno a crederci e almeno a crederci. Ma non deve essere un punto d'arrivo. Questo è solo un punto di partenza, certo, sì, quello è ovvio. Allora, chissà se ripartirai con Vlado, che è Vladimir Vujasinovic, che è il nuovo allenatore della ProReco, ormai praticamente ufficializzato, che è detto sindaco. Perché il sindaco è un appellativo che gli diedero i tifosi alla Scarioni di Milano, ma la bellezza del fatto è che lui sindaco di Recco lo è davvero, seppure formalmente, è una cosa che risale a 5 anni fa. Andiamo a riesumare un servizio dell'epoca. La prima volta che comparve lo striscione fu a Milano in occasione della Final Four alla piscina Scarioni. Vlado Sindaco rappresentava la stima dei tifosi di Recco verso un giocatore che alla fine avrebbe dato 7 anni della sua carriera alla squadra biancoceleste, vincendo con lei 3 edizioni, le più recenti, fra le 5 complessive coppe dei campioni detenute dalla ProRecco: 2003 alla Sciorba di Genova, 2007 a Milano, 2008 a Barcellona. No, non mi permetterei mai. No, Recco ha già un bravissimo sindaco. Ora Vujasinovic, sindaco di Recco, lo è davvero, onorario, con una fascia tricolore consegnata agli in bacheca dal sindaco effettivo della città Gianluca Bucilli, che ha regalato al serbo nato a Rijeka anche l'onorificenza morale di concittadino, considerandolo ormai un ligure di fatto. Ma veramente un grande onore per me, sono contentissimo, orgoglioso, non lo so, magari adesso ho capito cosa ho fatto negli ultimi 7 anni.
che per noi atleti forse qualche volta anche difficile capire le cose che fa, perché viviamo così in fretta che ci servono questi momenti qua per capire un po', cioè, tutta la vita vissuta. Memorabile l'abbraccio simbolico dei tifosi italiani in gara 3 con il Brescia quasi un anno fa, quando Pino Porzio, facendolo uscire dall'acqua anzitempo, gli rubò gli ultimi istanti della sua illuminata storia biancoceleste, ma gli regalò una standing ovation riservata a pochi nella storia sportiva. Ma sono tanti ricordi, forse il più bel ricordo è l'ultima partita delle finali scudetto dell'anno scorso, quando sono uscito dalla vasca un minuto dalla fine, che veramente era un momento speciale. Senti, Eraldo Pizzo ha detto che puoi giocare oltre i suoi 44 anni, tu te la senti? Sì, è impossibile battere Eraldo. Sì, veramente, momenti emozionanti raccontati da Annalisa Bartoli, che era allora il mentore della pallanuoto e forse uno dei più grandi campioni, auguriamogli ogni bene. E che dici di questo arrivo, se te lo ricordi come tifoso? Io me lo ricordo quando ero piccolo, guardavo le partite della Prorecco e vedevo che lui era forse una spanna sopra gli altri, sia come mentalità, sia come tecnica, quindi è stato un grandissimo giocatore e sarà un grandissimo allenatore, quindi glielo auguriamo di tutto cuore per una grande società qual è la Prorecco d'anni. Ci fermiamo qualche minuto per suggerimenti commerciali e poi riprendiamo fra poco.